per la città di Campobasso, è un vero onore poter accogliere il congresso della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. Ho apprezzato molto la formula del congresso itinerante, scelta dalla federazione per via dell'emergenza pandemica, ma devo dire che al di là della legittima motivazione che l'ha determinata, tale scelta offre l'opportunità di partecipare in modo più diretto e ravvicinato a una problematica di stringente attualità e rappresenta una vetrina che probabilmente con un congresso nazionale in forma tradizionale non avreste avuto. In questa regione ci sono delle eccellenze per quello che riguarda la nostra professione, a cui intendiamo dare visibilità con questo premio simbolico che diamo oggi. Tutte le regioni, in ogni regione andiamo a premiare simbolicamente delle buone pratiche infermieristiche che una nostra commissione, il nostro centro studi, quindi i dottori di ricerca in scienze infermieristiche hanno valutato, con l'obiettivo di presentare alle realtà politiche, istituzionali, locali e regionali queste buone pratiche. Noi siamo impegnati fino in fondo ad un potenziamento del personale, ad una qualificazione straordinaria, ad un rapporto intenso con le università, perché davvero è un'occasione storica per la medicina territoriale, per avere davvero un infermiere di famiglia, per avere davvero un'assistenza extra ospedaliera di grande qualità, come è indispensabile fare per evitare l'ingolfamento dei nostri ospedali.